Tre volte Ivan con Ladricesta, ospedale di Pescara. Ivan, quel giovane imprenditore della movida abruzzese scomparso a soli 30 anni, il gestore con il padre e un fratello delle discoteche Mega e Tortuga. Ore 11, col contributo della famiglia di Ivan Baccaro, dei Carabinieri, della Maico e di quella serata una canzone per Ivan patrocinata dal comune e dalla ASL di Pescara, ecco reparto di ematologia, un ecografo moderno, portatile, in grado quando serve di individuare le vene, e a Ivan sarebbe servito. Io voglio sicuramente ringraziare innanzitutto la Ricesta, i genitori di Ivan e tutti gli amici per questa preziosissima donazione che fate all'ematologia, che ricordo essere una struttura al servizio di tutto il territorio regionale, che con i propri infermieri e i propri medici mette a disposizione la propria professionalità per tutti i nostri pazienti. E lo facciamo sempre con grande passione e con grande ricerca di quella che è la migliore soluzione per i nostri pazienti. Questo strumento che voi ci state donando con grande generosità oggi serve appunto al corretto posizionamento degli accessi venosi centrali sotto guida ecografica. Quindi è un sistema che ci consente in maniera più veloce e più precisa di poter poi iniziare la terapia ai nostri pazienti. Noi facciamo tutto quello che facciamo, lo facciamo per i nostri pazienti, al servizio della comunità, vi ripeto ancora una volta, e siamo veramente felici e contenti di questa donazione che la Ricesta ci fa. Grazie, grazie. L'ecografo per individuare la vena migliore per i pazienti che sono ovviamente soggetti a devono fare la chemioterapia per lunghissimo tempo, qualche volta anche il trapianto di midollo, quindi scegliamo, è un supporto indispensabile, quindi non se ne può più fare a meno. Il fatto che a questo punto interviene, quasi ruba il microfono, la mamma di Ivan, che questa esperienza di dolore l'ha vissuta. La gioia ancora più grande, perché mio figlio ha sofferto tanto perché non era possibile trovare le vene. Quindi sono ultra felice di questa cosa, perché lui ha sofferto tantissimo nei 17 mesi. La nostra politica, un po' non aveva le vene superficiali e un po' con la cura della chemioterapia, certo, non si trovavano, certo. Quindi sono felicissima. Siamo a completa disposizione, sperando di poter organizzare quanto prima un'altra cosa per poterci dare attraverso Ivan a chi ne ha bisogno. Grazie a voi. Che problema risolve questo ecografo? Sì, questo è un ecografo che consente il posizionamento degli accessi venosi centrali sotto guida ecografica, quindi consente di visualizzare qual è il vaso migliore che deve essere appunto incannulato in maniera tale che il paziente possa poi fare la chemioterapia in maniera ottimale. E viene fatto in genere all'inizio del percorso terapeutico del paziente, e questi vasi rimangono poi, questi vasi incannulati rimangono per tutto il percorso terapeutico che il paziente fa. Ma associazioni come Adricesta perché e come sono utili a voi sanità pubblica? Per noi è fondamentale, l'associazionismo è molto vicino al paziente, ci consente rapidamente di trovare una soluzione a dei problemi piccoli e medi che quotidianamente noi viviamo nel sistema sanitario nazionale. Sì, le promesse vengono sempre mantenute, Adricesta ancora una volta, grazie anche all'impegno della famiglia Baccaro, è qui per questa importante donazione. Sì, è importantissima questa giornata perché conferma un'altra volta la trasparenza sull'utilizzo dei fondi della Ricesta, che è imprescindibile per noi dell'associazione dare sempre dimostrazione sull'utilizzo dei fondi che vengono raccolti. Devo ringraziare la famiglia Baccaro in primis, che si è prodigata in ricordo di Ivan per raccogliere fondi ed aiutare persone che soffrono. Io dico sempre che quando si fanno le cose con amore, quando c'è amore, le persone continuano ad esserci accanto, e quindi ogni volta che questo, e saranno tante le volte che questo ecografo verrà utilizzato in chemioterapia per tutti gli utenti, e Ivan sarà con noi. Il tempo del ricordo coincide con quello dell'amore, e questo a sua volta per fortuna coincide con quello dell'impegno. Parola del papà di Ivan e dell'amico. Molto volentieri abbiamo voluto partecipare e abbiamo voluto dare il nostro supporto, e lo daremo sempre quando ci verrà richiesto, perché sentiamo che questi problemi sono problemi da affrontare e da risolvere. Certo, noi abbiamo colto l'occasione per ricordare e per sentirci ancora più vicini al nostro amatissimo figlio Ivan, e naturalmente questa sua
il suo modo di fare generoso, aperto e altruista rispecchia un po' il discorso di Adrigesta, che è un'associazione di volontariato che promana amore verso tutti coloro che hanno bisogno. Amicizia direi a 360 gradi, perché siamo nati e cresciuti insieme, era davvero il mio migliore amico, è stata una grandissima perdita, un'immensa sofferenza, e oggi è il giusto tributo che abbiamo voluto significare a lui, con la sua famiglia e soprattutto con la realtà di Adrigesta. A seguito di una raccolta fondi che ha dato dei frutti importanti, oggi una doppia inaugurazione, un taglio del nastro sia per la consegna dell'ecografo e sia per la ristrutturazione di questo ambulatorio, di questa hub vaccinale. Ma torniamo al valore reale di questi interventi che nascono dall'associazionismo per confluire nella sanità pubblica. Senza dubbio è stato un presidio fondamentale, e lo è e lo sarà, perché purtroppo abbiamo dei casi in risalita. Questa è un'iniziativa importante, fondamentale per l'ASL, per la cittadinanza. Perché? Perché si occupa dei bimbi, perché abbiamo avuto il supporto dell'Adrigesta per rendere ancora più accogliente queste strutture. Io ripeto, è difficile esprimere con le parole quello che invece nei fatti troviamo e vediamo realizzato, perché solo chi viene qui può sperimentare l'accoglienza, la professionalità e la competenza di tutti gli operatori, con il supporto dell'Adrigesta, dei genitori di Ivan, che conosco personalmente e quindi ringrazio anche per l'iniziativa. La sanità pubblica e l'associazionismo, com'è, perché la prima ha bisogno del secondo? Questo binomio è fondamentale, perché la sanità pubblica ha bisogno di supporto, perché è un'attività difficile, è un'attività che viene rivolta soprattutto ai bambini e quindi merita soprattutto attenzione. E l'Adrigesta ha queste capacità di dare attenzione, ascolto, è in grado di intercettare il bisogno laddove questo bisogno c'è, e i bimbi hanno bisogno di questo. Ore 11:45, l'ambulatorio vaccinazioni dedicato ai bambini. Adrigesta ha pensato a colorarlo, fornirlo di giochi e di poster dove tutti, ma proprio tutti gli eroi si vaccinano, figurarsi i bambini. I veri supereroi si vaccinano sempre, le vere principesse sono sempre vaccinate. Quindi è un modo per dare. Alcuni bambini hanno detto: ma posso avere anche se non mi vaccinano? E io ho detto: no, devi andare a vaccinarti. Mi ha detto: ma mia mamma è cretina, non mi fa vaccinare. Vai. Ecco fatto. Eccoci qua. Sì, no, non è che vogliamo sostituirci, perché non ne abbiamo né le capacità e né le risorse, però di accostarci e cercare di aiutare le necessità che ci sono nel miglior modo possibile. Ed è una cosa per me egregia. Io ho ritrovato direttori generali che erano qui in altri ospedali dove avevo fatto progetti, quindi è per me una cosa bellissima. Sindaco, che dici di questo? Che dico? Che questa umanizzazione di spazi ospedalieri è una cosa bella per la nostra città. Poi credo che quello che vediamo qua intorno è l'esempio concreto di come la solidarietà, l'impegno, il sentimento riescano a cambiare le cose. Come Istituto Acustico Maico siamo sempre felicissimi di essere al fianco di queste iniziative, soprattutto nel territorio che più ci sta a cuore, come Pescara. E da sempre sosteniamo iniziative di questo tipo, siamo al fianco di Carla e dell'Adrigesta, in generale di tutte le istituzioni che oggi hanno permesso un giorno così importante per l'ospedale di Pescara, con una doppia iniziativa davvero, davvero di prestigio. Tra parentesi, per noi questo è l'anno dei 65 anni, un momento particolare, la famiglia Menzietti sempre testimonia la sua vicinanza al nostro territorio, e grazie ancora all'Adrigesta e a tutti quanti. E la conferma che insieme meglio viene anche dalla direttrice igiene e epidemiologia dell'ospedale di Pescara, nonché direttrice di questo ambulatorio vaccinazioni per bambini, Graziella Soldato. Che ci ha sempre affiancato in tutte le nostre iniziative, tant'è che grazie a lei abbiamo aperto questo centro vaccinale anche come baby hub per le vaccinazioni anti-Covid, e ci ha sempre sostenuto in tutte le nostre attività.
Un ulteriore ringraziamento chiaramente ai genitori di Ivan, prematuramente scomparso, e che hanno avuto la forza di trasformare un grande dolore in una grande risorsa. E io penso che questo rappresenti il regalo di Ivan a tutti i bambini, perché grazie a questa donazione che abbiamo reso questi spazi più accoglienti, gioiosi e anche più rassicuranti per i bambini. Tra l'altro sono un padre di un bimbo di 17 mesi, quindi voglio dire... Lo aspettiamo! Quando sono venute, e poi anche oggi è stato anche molto commovente, quindi l'energia delle parole hanno sicuramente ceduto il passo alle emozioni. E oggi ne abbiamo vissute veramente tante emozioni grazie a De Cesta, perché veramente lei è un caterpillar. Sono delle camerette con ringraziamenti ai carabinieri, anche in chirurgia pediatrica, perché abbiamo fatto il progetto a reti di tutto il reparto, e anche in pediatria, che ancora non riusciamo a inaugurare. Ci auguriamo presto, perché il presidente del tribunale anche ci tiene, la procura, e c'è una cameretta dove ci sono i ringraziamenti ai carabinieri, anche lì con il vostro contributo. Per cui ovunque andrete troverete il vostro nome, perché la vostra vicinanza ai 18 anni è stata molto importante per noi e per tutte le forze dell'ordine, perché io veramente, ci sta anche la capitaneria di Porto di Pescara, che adesso non vedo, ecco. E in certe occasioni si capiscono collaborazioni che durano da una vita, perché 18 anni somigliano parecchio a una vita. Da 18 anni noi facciamo queste iniziative. Quindi... I carabinieri ci sono sempre, specie quando di mezzo ci sono i bambini, magari perché è una vita giusta, bisogna cominciare a crederci da subito? Assolutamente, noi siamo molto vicini a questa associazione da tantissimo tempo e con loro ormai c'è un rapporto stretto di collaborazione e di vicinanza, anche perché il nostro mestiere è proprio questo. E infine un defibrillatore, di quelli che salvano le vite, regalato alla Misericordia di Pescara. E quel caterpillar, come qualcuno simpaticamente l'ha chiamato, di Carla Panzino, qui si commuove ricordando. Un defibrillatore forse avrebbe potuto salvare la vita di mio marito in vacanza. In una città che raccoglie in un periodo di vacanza in Sardegna 200.000 persone, Villa Sinius, che non aveva un presidio di ambulanze. Io chiamai e mi arrivò un'ambulanza da un paese vicino, senza defibrillatore e senza niente. Dopo 40 minuti arrivò da Cagliari. Purtroppo è stato vano qualsiasi cosa. Quindi un defibrillatore può salvare la vita. Io questo dubbio mi rimarrà per sempre, però... Siamo veramente felici di riscoprire i valori di solidarietà e altruismo insieme alla Tricesta Onlus, che collabora con noi da tantissimi anni. Ho conosciuto da poco una donna straordinaria, che è Carla Panzino, che tiene a cuore la nostra associazione così come noi teniamo a cuore lei. Devo essere sincera, questo sarà un presidio fondamentale per tutta la cittadinanza di Pescara, perché è un presidio utile alla salvaguardia della vita. Quindi grazie di cuore a tutti i cittadini che hanno collaborato e alla Tricesta. Se noi camminiamo sul percorso della solidarietà, riusciamo sicuramente a superare tanti dolori e tante tristezze, perché in questo momento chiunque ha perso qualcuno di caro lo sentirà accanto a sé, perché è qui con noi nello spirito dell'amore verso il prossimo e soprattutto per aiutare chi soffre. E questa è la cosa più importante della nostra vita. Io penso che non possiamo chiuderci nel nostro mondo, nel nostro orticello, dobbiamo comunque pensare anche agli altri, perché una società civile non può chiamarsi tale se non aiutiamo chi è inciampato a rialzarsi. Quindi grazie alla famiglia Vaccaro, grazie ai carabinieri di Pescara, grazie alla Maico che ci è stata accanto, grazie a tutti i benefattori e a tutti i volontari della Tricesta, che sono veramente una squadra di persone eccezionali. E io poi devo dire grazie soprattutto alla mia amica Antonella, la mamma di Ivan, perché lei è mia amica e anche volontaria della Tricesta, ma soprattutto è un'amica del cuore della mia vita. Davvero una gran bella giornata. A proposito, per quel 5 per 1000, mica... Ciao Ivan!
Adricesta Onlus, dal 2004 sempre vicina ai bambini ospedalizzati. Il nostro volontariato e la nostra attività non sono sostitutivi o aggiuntivi rispetto all'offerta dei servizi ospedalieri, ma parte integrante di essa. Visita il sito www.adricesta.com o la nostra pagina Facebook Adricesta Onlus 20. Con tutto il cuore, vostro Alessandro. Evviva i bambini! Sostieni l'Adricesta con una donazione fiscalmente detraibile. Riceverai una pergamena di solidarietà ed avrai la certezza di aver contribuito al miglioramento dei servizi ospedalieri, soprattutto dei piccoli degenti. Per informazioni contatta info@adricesta.com oppure il 337 10 78 397.